Cambiamo argomento e parliamo di audio car stereo. Ogni macchina è già dotata di impianti audio, ma per averne uno di qualità bisogna affidarsi ai consigli di un tecnico. Vediamo un po'. Oggi la maggior parte delle case automobilistiche offre negli allestimenti di serie delle proprie autovetture degli impianti audio completi, ma la qualità del suono è un'altra cosa. Il primo passaggio per migliorare l'impianto audio di un'autovettura è quello di sostituire completamente tutti gli altoparlanti. Questo qui è uno degli altoparlanti migliori che monta un'autovettura. Come vedete c'è scritto 20 watt, ma ne sopporta molti molti di meno. E questo è uno dei migliori degli allestimenti, normalmente sono molto peggio di questi qua. Gli altoparlanti vengono sostituiti con altoparlanti tipo questi qua, che come vedete insomma la differenza del cestello, della forma e soprattutto della qualità acustica, delle prestazioni audio eccezionali rispetto a quelle che sono impianti molto base. Vengono ampliati con dei supporti che permettono di montarci degli altri altoparlanti chiamati tweeter. Eventualmente l'impianto viene sostituito all'autoradio, come in questa macchina, aggiunto un amplificatore e un eventuale subwoofer per quanto riguarda la riproduzione della gamma bassa. Su quest'altra autovettura sono stati sostituiti tutti gli altoparlanti di serie ed è stato fatto un impianto audio d'alta qualità completamente a scomparsa. Dall'esterno non si vede assolutamente niente, ma sotto sono c'erano dei componenti di altissima qualità e avendo sostituito l'impianto di serie. L'autoradio è stata sostituita con un autoradio Alpine con un navigatore satellitare d'ultima generazione, mentre nel posteriore non è stata toccata in ogni caso l'abitabilità di questa macchina, che già è piccola per conto suo. E sotto questa copertura è celato tutto l'impianto, il motore dell'impianto, che sono questi due amplificatori e il subwoofer. E l'impianto di questa macchina supera i 400 watt. Questa autovettura invece è l'esempio di chi non si accontenta, di chi non resta chiuso a quello che l'auto offre, ma bensì vuole un'autovettura personalizzata al proprio carattere. E quindi, come vedete, è stata estremizzata all'esterno ed è stata iniziata ad estremizzare all'interno. L'impianto video è composto dal miglior prodotto che in questo momento offre la Sony, un synth monitor motorizzato con un DVD che legge MP3 CD descrivibili. Inoltre nel bracciolo è stato montato questo iPod capace di registrare fino a 20 giga di musica. Il posteriore è stato praticamente occupato da questa batteria di subwoofer con amplificatore annesso ed è ancora di più impreziosito da queste aerografie. Come avete visto, sono molteplici i modi per poter personalizzare e in ogni caso migliorare il suono della vostra auto. L'importante è affidarsi a installatori specializzati e qualificati che sanno esattamente quello che serve per valorizzare il tutto, non trascurando la cosa più importante e fondamentale, la sicurezza.